risolvere la questione di Alberto. Prova, mi senti? Mi senti? Siete in onda però. Siamo in onda? Ottimo. E allora benvenuti al velodromo Vigorelli Maspes di Milano per la partita della settimana, settima giornata del campionato IFL 2022. Simen Milano, i leader del campionato. 3 vinte e 0 perse, ospitano i Warriors di Bologna, una vinta, 3 perse. Un saluto a tutti da parte di Federico Pasquini, accanto a me per raccontare questa partita, Matteo Pella. Benvenuti da una Milano che ci regala un tempo alquanto invernale o autunnale, se vogliamo essere precisi. La temperatura non è severa, ma la pioggia cade a tratti anche copiosa su Milano. Non è un problema perché il fondo del Vigorelli in sintetico drena perfettamente e non credo sarà neanche un problema per le squadre interpretare il loro gioco, anche se, giusto per introdurvi un pochettino qualche tema tecnico, visto che ormai qualche giornata di campionato IFL si è giocata e quindi abbiamo anche il conforto dei dati statistici, possiamo iniziare a dirvi che abbiamo davanti due squadre che hanno il primo e il secondo attacco aereo del campionato. Addirittura i Warriors sono quasi, a mia opinione, sbilanciati proprio sul gioco aereo, relegando al gioco di passaggio proprio una quantità minimale delle loro portate. Intanto l'ingresso in campo dei padroni di casa, Simen Milano, che non scherzano nemmeno loro in quanto a squilibri offensivi. Miglior attacco del campionato sui passaggi, peggiore attacco del campionato sulle corse, ma quella sembra una scelta piuttosto deliberata da parte dei Simen Milano. La loro forza sta nel passing game, sta nel braccio di Luke Zaratka. Intanto sulla sideline, come sempre, abbiamo Alberto Cantù che ci darà le opinioni a caldo dal campo. Alberto, cosa ci dici di queste due squadre per come si sono presentate oggi al Vigorelli? Ciao Fede, ben ritrovati a tutti i telespettatori. Vi dico che chiaramente abbiamo delle grosse novità per quanto riguarda i Warriors, magari le introdurrete voi, mentre per i Simen è stata, diciamo, una preparazione alla partita più tradizionale, più nelle corde di questa squadra, quindi vediamo cosa ci offriranno queste due squadre in campo. Ma io direi che Alberto puoi andare tranquillamente tu con la news a quale facevi timido riferimento, anche perché sei stato tu ad andare a verificarla direttamente sulla sideline dei bolognesi. Un aggiornamento importante che può modificare di parecchio l'assetto dei Warriors oggi. Cosa è successo? Ok, allora vado io con una notizia veramente importante per questa partita e per il resto della stagione dei Warriors. Si tratta dell'addio del quarterback Cousineau, quarterback italo-canadese, che a sorpresa questo venerdì ha comunicato alla dirigenza, al coaching staff, la decisione di tornare in Canada per motivi sia personali che fisici. Quello che sappiamo è che Cousineau ha constatato in queste prime giornate giocate comunque bene, che la sua caviglia non gli avrebbe permesso di esprimere il suo gioco a pieno, un gioco di un quarterback dual threat, quindi uno stile un po' più statico che non ha permesso al quarterback di esprimersi al meglio. E insieme a questo c'è stata anche un'altra motivazione di natura professionale, perché Cousineau fa l'allenatore in Canada e ha deciso all'età di 30 anni di concentrarsi solo sul football allenato e di abbandonare quello giocato, chiaramente lasciando pochissimo preavviso ai Warriors, che si affideranno come quarterback a Bello, il tight end, che comunque ha un'esperienza giovanile come quarterback e quindi dovrà esprimersi contro una difesa che, mi viene da dire, non è la migliore contro la quale improvvisare. Assolutamente no, difesa che ha concesso in tutto e per tutto 3 punti agli avversari nelle prime 3 partite del proprio campionato. I capitani adesso stanno andando al centro del campo per il coin toss. Tiberio Calpucci e Mattia Parlangelis per gli ospiti, Luz Zaratka, Flavio Piccini, Fonti e per i Simen Milano al centro del campo. Vediamo chi avrà il primo possesso di questo primo tempo.
Osimhen Milano, che devono reggere il passo dei Guelfi Firenze, che oggi hanno vinto per 42-0 nella partita della fascia delle ore 15 contro i Vipers Modena. Guelfi Firenze che sembrano la rivale principale per questi Osimhen Milano imbattuti. Considerato l'andamento altalenante della quella che sulla carta inizio stagione era l'antagonista dei Rams, ovvero i campioni d'Italia dei Panthers Parma, appunto dicevo rendimento per i partigiani. Osimhen Milano hanno vinto il sorteggio e hanno deciso di ricevere. Intanto saranno i Osimhen Milano a partire in attacco con il pallone, riceveranno il kick-off. Alla voce statistiche e chiavi interpretative della partita, prima nella fase chiacchiera, chiaramente quello che noi possiamo studiare su carta, prima che poi le squadre ci diano torto o ragione sul campo, va messo in chiaro che c'è un allarme rosso per i Warriors alla questione sec subiti. I Warriors sono la squadra che ha concesso fino a questo momento più sec, quindi qualche fragilità nella protezione del loro QB, 8 i sec subiti fino a questo momento in 4 partite. I Osimhen dall'altro lato, purtroppo per i Warriors, sono una squadra che ne ha messi segno di più, ben 11 in sole 3 partite, quindi una caratteristica positiva per i Rhinos che va a combaciare purtroppo con un punto di debolezza abbastanza evidente dei Warriors. Vedremo se i Osimhen riusciranno a capitalizzare. Dall'altra parte Warriors Bologna, un solo sec messo a segno nelle loro 4 partite, quindi quando il pallone ce l'hanno i Osimhen dovranno trovare la maniera di tenere Zaratka sotto pressione per non lasciargli sviluppare il proprio gioco. Intanto è tutto pronto per il kick off di questa partita. Lì è gioco i ritornatori per i Osimhen. Matteo Zanetti, numero 85, pronto a calciare per i Warriors di Bologna. E siamo partiti. Kickoff indirizzato verso gioco che lo fa proprio sulla linea delle 6. Buoni i blocchi frontali, arriva fino a quasi la linea delle 30 yard e da quel punto, linea delle 28 per la precisione, entra in campo l'attacco dei Osimhen Milano, il migliore dal punto di vista dei punti segnati in questo campionato, 37 a partita, terzo dal punto di vista delle yard guadagnate, abbiamo già detto migliore sui passaggi, peggiore sulle corse. Sì, avere il miglior attacco in diverse voci, sia per media che per punti totali, che per total yard, avendo una carenza così evidente sul gioco di corse, vuol dire che sui passaggi sei veramente una macchina da punti e una macchina da yard. 10.4 le yard guadagnate mediamente dal braccio di Lutz Zaratka, che comincia con Querzola alla sua sinistra, che rimane dentro a bloccare il lancio, a cercare Filippo Fiamminghi sulla traiettoria curl, subito un primo down per i Osimhen. È un primo down in perfetta media, dicevamo 10.4, qui sono addirittura una dozzina le yard portate a casa con il primo lancio di Zaratka, quindi primo e 10 sulla linea delle 42. Quindi comincia bene Luke Zaratka, che in questa stagione sta lanciando 66% di completi, 799 yard entrando in questa partita, 13 touchdown a fronte di soli 2 intercetti. A 3 ricevitori alla sua destra, sempre Querzola a sinistra, tra uomini in pressione per i Warriors, ben amministrata dalla linea di attacco, il lancio profondo a cercare Flores Calderon, la presa in tuffo del numero 81 che atterra sulla linea delle 15. Flores Calderon è uno dei giovani che dalla scorsa stagione in particolare si sono messi in evidenza, e quest'anno in realtà le sue statistiche sono assolutamente roboanti. Optano per una no huddle i Osimhen, che vanno subito per la giugulare, già schierata la linea di scrimmage, e Zaratka ha già schiamato lo schema. Gli arbitri hanno letteralmente regalato 5 yard ai Osimhen, perché Calderon appunto era caduta sulla linea delle 15, invece è stato posizionato proprio sulla linea di 10. Intanto c'è un touchdown per i Osimhen Milano, touchdown per da Israel Lamamra, numero 11, che era proprio in corrispondenza dei montanti della copertura della tribuna del Vigorelli, va proprio al centro del campo, al cuore della difesa dei Warriors per i primi 6 punti di questa partita.
tre passaggi, tre rasoiate, touchdown, 6 punti sul tabellone in attesa della trasformazione aggiuntiva. Gioco al punto addizionale messo in mezzo ai pali. Ottimo il ruolino di marcia di Lorenzo Gioco, matricola dei Siemens Milano, che si sta esibendo come safety e come calciatore. E dunque i Siemens ci mettono poco ad andare sul tabellone. Andiamo da Alberto. Una cosa che si è notata dal mio punto di vista, essendo io sul lato incorporato Mark Castle, è l'attenzione che gli hanno dedicato i Warriors difensivamente, con Zachary Alessi come safety, l'import e un cornerback, e non credo che sia un caso che tante delle ricezioni di questo drive sono arrivate centralmente, appunto sfruttando lo spazio lasciato dai Warriors al centro del campo per le attenzioni dedicate a Castle. E proprio dagli altri tre ricevitori dei Siemens, una ricezione per Fiamenghi, una lunga per Flores Calderon e poi la meta per Ismael Lamamra. Lorenzo Gioco pronto al kickoff. Calcio che va verso la end zone, non viene ritornato, bomba per il giovane numero 34 e dunque linea delle 20 per l'attacco dei Warriors Bologna. Faceva giustamente notare Alberto che i Warriors si sono preoccupati ed occupati soprattutto di Markel Castle, l'arma numero uno della air offense dei Siemens. È chiaro che è una situazione di pick your poison, ovvero se sacrifichi il tuo miglior uomo, in questo caso il DB americano, sul ricevitore americano dei Siemens, purtroppo devi sapere che i Siemens hanno in faretra altri 3, 4, 5 ricevitori in grado di farti male, ed è quello che è avvenuto nel primo drive di apertura. Ma adesso la palla è ai Warriors. E dunque Andrea Bello al primo snap della sua carriera in NFL lo consegna al proprio running back, che guadagna discretamente Fish Seymour. C'è una flag sul terreno di gioco, Seymour che ha resistito bene al contatto della arcina difesa dei Siemens Milano. Quindi prima flag sul terreno di gioco e aspettiamo dalla viva voce del nostro capo arbitro di oggi, D'Amato, il tipo di penalità ravvisata su questo gioco. Sì, il running back Shaquif Lapari Seymour, a.k.a. Fish come soprannome, classe 97 da Toledo, Ohio, per la sua università di Toledo è stato il 19° giocatore a raggiungere le 2000 yard in carriera. Uso illegale delle mani, difesa numero 9, 15 yard di penalità dal punto di fine corsa, primo down. Fallo che va contro Fonti, Nicolo Fonti, per un uso illegale delle mani che regala 15 yard ai Warriors di Bologna, proiettati da questa penalità sulla linea delle 43 dopo la ottima portata di Seymour, running back nativo di Cleveland, che adesso è alla sinistra di Bello. Si muove a Zachary Alexis, il defensive back gira bene l'angolo sulla jet sweep, non lo fermano fino a che non raggiunge la linea delle 15, rischia anche l'os collar tackle Atkin Aguirre. Gran guadagno sul terreno per i Warriors Bologna. Assolutamente, giocata a sorpresa con Zachary Atkins schierato in posizione di portatore di palla e coglie di sorpresa, salta il contain dei Siemens, ci mette una pezza a Gaira prendendolo per i capelli, per la fascia di dreadlock che scende dal casco di Zachary Alexis. Altra portata per Simo al centro, buona reazione della difesa dei Siemens Milano che non permette ai bloccatori di Bologna di aprire il varco per Seymour. Alexis era stato impiegato in attacco solo nella partita vittoriosa contro i Mastini, aveva segnato 3 touchdown, 2 su ricezione e 1 su un'azione di questo tipo, poi per il resto del campionato non era mai stato impiegato con costanza da parte dei Warriors Bologna in fase offensiva. Qui gli hanno ridato il pallone, i risultati si sono visti. Adesso un 2nd and 8 per Bello e i Warriors alla linea delle 18. Un lancio per Bello, il primo lancio è un completo per il suo ricevitore numero 15, Emanuele Ghirotti. Lancio corto per il primo down, sarà 3rd tentativo. Per essere una squadra che ha
perso dal proprio roster il QB americano, ha dovuto inserire anche con poco preavviso un giocatore come Bello, che ha sia esperienza da QB in giovanile ma in prima squadra non sarebbe il suo, diciamo, ruolo naturale. Direi che questo primo drive fino a questo momento promette bene per i bolognesi. C'è intanto un giocatore dei Seaman, se non versi, mi sembra dei Seaman. Lorenzo Gioco, magari Gioco, ci Gioco, puoi, sì. Esatto, ci può aiutare. Grazie Alberto. Sì, sì, è proprio qui davanti a me, si sta toccando il ginocchio sinistro, se non ho visto male. Ora in realtà stanno testando la caviglia, comunque è la gamba sinistra di Gioco che è rimasta sotto in un contatto con una pila di uomini, quindi non si è ben capita la dinamica. Ora li stanno flettendo sia il ginocchio sia la caviglia, ripeto, però i compagni sembrano un po' preoccupati. Ora però si sta rialzando, quindi tra gli applausi del pubblico e degli avversari, quindi bene così, un po' zoppicante ma dovrebbe esserci. Gioco, l'abbiamo detto, estremamente importante per i Seaman, non solo in fase difensiva ma anche perché è il kicker di questa squadra, che ha raccolto il testimone di Stefano di Tunisi, uno dei migliori kicker direi dell'ultimo decennio di EFL. Gioco va verso la linea laterale aiutato dal compagno Enzo Mensah ed è invece terzo down e 5 per l'attacco dei Warriors, che si schiera con Matteo Dazzani alla destra di Bello e Shakif Seymour alla sua sinistra con una formazione compatta. È un lancio però per Bello, il lancio incompleto in direzione di Matteo Zanetti, lancio troppo esterno, sarà quarto down. Quarto down e vediamo se potrebbe entrare lo special team, quindi probabilmente opteranno per un field goal, quindi per mettere a segno almeno tre punti. È proprio così si schiera la formazione. Matteo Dazzani si accinge al suo quinto field goal di stagione, ne ha messo a segno tre fino a questo momento, mentre è un 7 su 8 dal punto di vista degli extra point. Field goal dalle 32, direzione buona e calcio buono, tre punti a bersaglio per capitalizzare su questo drive e sulla gran corsa di Zachary Alexis. Buono comunque l'impatto dell'attacco dei Warriors, orfano del loro quarter. Andiamo a rivedere il calcio, Matteo, considerando che tre punti erano quello che i Seaman avevano concesso in tutta la stagione fino a questo momento. Esattamente, vanno sostanzialmente a fare quello che le altre squadre che hanno giocato contro i Seaman non sono riuscite a fare. Ultimi i malcapitati Rhinos, che in occasione del derby di due settimane fa hanno dovuto soccombere per un debordante 52-0. I Seaman fino a questo momento veramente non sono ancora riusciti a trovare un avversario che li abbia tenuti sul filo del rasoio per più di un quarto. Com'è il morale della truppa sulla sideline Warriors, Alberto? Ma sicuramente positivo dopo questo drive. In particolare in questo momento al centro d'attenzione c'è un altro canadese, Maxime Joubert, che è l'offensive coordinator anche di canadese, quindi l'addio di un canadese come Costino mette molta più importanza su quello che fa quest'altro canadese come coordinatore, perché non sarà facile orchestrare un attacco senza il quarterback. Calcio rimbalzante raccolto da Lorenzo Bassi e riportato fino alla linea, mi sembra, delle 38 yard per il Seaman Milano. E dunque torna in campo l'attacco guidato da Luke Zanacca, così incisivo sul suo primo drive. Tre giochi, tre passaggi e risultato touchdown per Zanacca, il 14° della sua stagione 2022. Ancora Marco Castle non bersagliato fino a questo momento per i raddoppi esemplificati. Spiegatici da Alberto Cantù, adesso schierato come ricevitore interno sul lato destro in una formazione empty senza running back per i Seaman. C'è un blitz centrale per i Warriors, ben amministrato ancora il lancio al centro, c'è contatto su Castle, non ci sono flag sul terreno di gioco, incompleto. Incompleto con questa prima palla di Zanacca su Castle, secondo e 10. In una partita come questa anche la difesa dei Warriors deve cercare di dare qualcosa in più del loro canonico 100%, perché devono cercare di tenere l'attacco dei Seaman a bada il più lontano possibile dal campo. Linea da 4 per i Warriors. Solo un linebacker, Tiberio Calbucci, uno dei migliori della National Football League. Adesso sono defensive back per la difesa dei Warriors. Va in blitz Calbucci,
ma Liam Amra è libero, lascia però cadere il pallone che probabilmente sarebbe valso un primo down perché c'era parecchia separazione tra lui e qualunque altro defensive back. Sì, la palla di per sé era una ricezione da circa 5 yard, ma la mamma sembrava poter avere lo spazio per guadagnare delle yards after catch, ma quello che è mancato è stato proprio la catch, ovvero prima di assicurare la presa sul pallone ha cercato di voltare le spalle e lo sguardo nella direzione sud del campo e la palla gli è sfuggita dalle mani, quindi terzo e 10. Terzo 10 per i Siemens Milano, ancora in empty formation. Marco il Castro sulla parte alta del vostro teleschermo con Alexis che lo guarda insieme al cornerback Faieti. Ancora una blitz di Calbucci, lancio per Bassi, il placcaggio di Alexis, lotta Bassi ma non può prendere il primo down. Sarà quarto down e 2. Quarto e 2 con il punt team, no, solo qualche avvicendamento, sembrano decisi a giocarsi. Chissà questo... se l'infortunio di gioco non può avere un fattore, un ruolo, non, avendo, scusate, certo, gioco di parole. Non avendo attualmente a disposizione il loro kicker e punter, molto spesso questo ruolo coincide con la stessa persona qua in Italia, decidono di giocarsi questo quarto e 2 Siemens. A ridosso della metà campo Querzola, il running back alla destra di Zaratka, altro lancio per i Siemens, no, panta sorpresa per Luke Zaratka, ben eseguito dai Siemens, vediamo se la palla si ferma prima della end zone, no, rotola in zona verniciata, buona esecuzione per i Siemens dal punto di vista complessivo, poi quel pallone ha rotolato male. Sì, non male, lo stile forse un po' discutibile, ma Zaratka non si può chiedere di avere anche il piglio del punter professionista, però il risultato è ottenuto, pericolo scampato, palla allontanata e verrà posizionata sulle 20 yard difensive dei Warriors ed è da lì che cominceranno il loro drive. Andiamo da Alberto di nuovo sulla sideline dei Warriors. Mi sorprende un pochino questa scelta perché l'impressione dalla sideline è che i Warriors fossero un po' in confusione difensivamente e quindi, mentre chiaramente hanno ritrovato entusiasmo dopo questo stop dell'attacco di Siemens. Devono averlo ritrovato, portata per Seymour sul lato destro, poi rimbalza verso il centro del campo vicino al primo down, direi 8 o 9 yard sulla portata del numero 22 che sarà sicuramente uno dei protagonisti assoluti di questa partita stante la situazione del quarterback per i Warriors. Ma considerato che appunto la scelta dei Warriors è stata quella di prendere oltre al QB un running back, proprio questo Seymour, direi che oggi è sicuramente la giornata per fare tutte quelle portate che fino a questo momento non gli erano state concesse. Ecco che torna il pallone nelle mani del numero 22 che trova un buco centrale sufficiente per far muovere la catena. Sì, si muove la catena, quindi chiusura del down per i Warriors, lo vediamo nel replay, la palla consegnata nel ventre di Seymour che poi abbassa il baricentro e perfora la linea difensiva alquanto tenace e performante fino a questo momento in campionato dei padroni di casa. Una linea che alterna parecchi giocatori con grande efficacia e a grande varietà di giochi. Ancora una portata per Seymour che cerca di rimbalzare all'esterno, ma il lavoro di Marco Tattia, numero 97, lo impedisce. Guadagno minimo per i Warriors Bologna su questo primo tentativo. Sì, Tattia che come primo assegnamento aveva il contempo e si rende conto che la corsa avrebbe tagliato verso l'interno ed è lì che converge, mette a segno un bel placcaggio. Inquadratura per l'attacco dei Warriors Bologna. Abbiamo detto uno dei più prolifici dal punto di vista dei passaggi, ma solo settimo per i punti realizzati. Secondo e 6 adesso, Seymour si sposta sul lato destro, 13 vittori per Bello da quel lato, il blitz di Aguirre, resiste bene Bello, ma l'intercetto di Piccini sulla linea delle 42, poi fermato immediatamente il suo ritorno da parte del tackle Sturniolo, turnover per la difesa dei... Scusate, Fonti, è stato Fonti, non Piccini, che era in una posizione un po' particolare, di solito su quel lato esterno c'è un cornerback, invece Fonti era andato in copertura, aveva letto molto bene la traiettoria,
ed ha effettuato un ottimo intercetto. Sì, ottimo intercetto con un discreto ritorno, e torna subito la palla in mano ai Simen in posizione già pericolosa. Linea delle 36, campo favorevole. Pronto Zaratka a chiamare il gioco. È una option per lui, il pitch all'esterno per Ruffato, inseguito da Berezan che lo ferma appena prima forse dalla linea del primo down. Vediamo dove piazzano il pallone gli arbitri. Sì, direi che siamo leggermente corti. Buona esecuzione. Sì, con il recupero di Berezan, uno dei migliori difensori dei Warriors e della IFL dello scorso campionato, anche quest'anno si sta confermando sicuramente un buon giocatore. Qui in ci va a mettere una pezza per chiudere la offensiva dei Simen, però non prima che fosse chiuso il primo down, quindi saranno prime 10 dalle 26 yard. Sicuramente Berezan forma con Tiberio Calbucci, una delle migliori coppie di linebacker della IFL. Li vedete al centro della difesa dei Warriors. Mostra un blitz Berezan, si muove anticipatamente la linea difensiva, vola una flag, gioco gratis per i Simen in end zone, va vicino all'intercetto Gerardo Frazzetto. Però abbiamo detto era un gioco gratis perché c'era stato un evidente fuorigioco difensivo. Per gioco gratis, visto che non tutti sono, i nostri ascoltatori sono ferratissimi sul regolamento, che cosa si intende? Si intende una situazione di gioco per cui gli arbitri lanciano una flag, ovvero segnalare una penalità a carico della difesa nei frangenti immediatamente prima lo snap della palla, quindi l'avvio dell'azione. Ci sono due falli nell'azione, offside. Però ci sono due falli difesa, dell'azione. La penalità è declinata. Fallo personale, roughing the passer, difesa numero 91, mezza distanza dalla goal line, sarà primo down. E scusami, Andrea Nadalini, che aveva effettuato il fuorigioco, ha visto bene di fare anche un fallo per contatto in ritardo su Luke Zaratka. E dunque i Simen scelgono la seconda penalità, che vale 15 yard, che li proietta all'interno delle ultime 20 yard di campo. Rotazione per il numero 91, defensive end destro dei Warriors Bologna, che adesso si trovano a difendere nuovamente la propria end zone. Lancio per Zaratka a cercare la Mamra, vola un'altra flag, la Mamra lotta, arriva in end zone. Vediamo però che penalità ha ravvisato il nostro capo arbitro dalla zona in cui è stata lanciata la flag. Sembrerebbe che si tratti di un holding, sì, contro la linea d'attacco dei padroni di casa. E questa è l'impressione che ho avuto anch'io. Attacco confermato. Numero 70, 10 yard di penalità e ancora primo down. Edoardo Sandonati a macchiarsi di questa penalità che ricaccia indietro i Simen, che adesso avranno un primo e 20. Dalla linea delle 23 yard, dunque vanificato il touchdown di Ismael Lamabra, sarebbe stata la sua seconda meta di giornata. Tre ricevitori adesso sul lato sinistro per Zaratka, Fiamminghi isolato sul lato destro, Giacomo Querzola il running back. Quattro uomini in pressione per i Warriors, il lancio per Zaratka, Castolain in zone, la difesa eccellente mi sembra di Faietti, separa dal pallone Markle Castle. È stata una questione proprio di tempismo con Faietti, che arriva a poter mettere le mani su Castle proprio mentre lui stava mettendo le mani sull'ovale. Ecco, lo vediamo, Castle che mette le mani con qualche difficoltà perché la palla era leggermente alta e Faietti gli frana addosso con un intervento a dir poco provvidenziale. Ottima giocata. Scusate, numero 29 Daniele Zapponi, non 23 Matteo Faietti, che è in campo sul lato sinistro in questo momento per i Warriors. Ruffato il running back, ancora un movimento sulla linea, non volano penalità. Zaratka non riesce a scappare, riesce però a essere liberarsi, il lancio completato in qualche maniera per
Gianluca Sant'Agostino, mi sì, sembra. Gianluca Sant'Agostino, il numero 19, anche se onestamente non andiamo sono a rivedere sicuro. L'azione, guardate Zaratka come resista alla pressione, poi vada a lanciare una zona abbastanza densa di giocatori. Credo che sia la prima ricezione della stagione per il numero 19, il veterano dei Siemen Milano. Gianluca Sant'Agostino, un passato per lui anche in Messico, dove ha ulteriormente affinato le sue capacità sul campo. Terzo down per i Siemen, che potrebbero prendere un primo down senza segnare in questa situazione, arrivando sulla linea delle due. Intanto vola un'altra flag a palla morta. Procedura illegale dell'attacco, snap illegale, 5 yard di penalità e ancora terzo ed è uno down. Snap illegale contro Sasha Mauro, il centro dei Siemen Milano, che continuano a fare una cosa buona ed una cattiva. Sì, un passo avanti, un passo indietro in un drive che ha visto già più di qualche penalità combinata a entrambe le squadre, però i Siemen che non mollano, sono con un terzo e 6 in posizione pericolosissima. Mark Castle, ricevitore interno sul lato destro, ruffato il running back. Mostrano blitz i Warriors Bologna, ne portano due dall'esterno, il lancio verso Sant'Agostino ben marcato da Frazzetto. Sant'Agostino avrebbe comunque potuto ricevere quel pallone che invece gli è caduto, sarà quarto down. E comunque la marcatura quasi costantemente a uomo su Castle sta condizionando le scelte di Zaratka, non che non stiano andando bene in attacco i Siemen, ma hanno comunque qualche inceppo qua e là, come in questo caso. La difesa dei Warriors invece si sta assolutamente facendo apprezzare. Lascia in campo l'attacco coach Pokorny, ancora probabilmente influenzata questa decisione dall'infortunio a Lorenzo Gioco, e dunque giocano il quarto danno alla mano i Siemen. Due ricevitori per lato per Zaratka, ancora un movimento anticipato, il lancio verso la end zone, gioco gratis, la buona copertura ancora sul lato sinistro da parte di Daniele Zapponi, però sembrava un altro gioco gratis per i Siemen. Lancio inteso per Flores Calderon, aspettiamo la chiamata di D'Amato. Offside, difesa numero 91, 5 yard di penalità. Ancora Nadalini con una penalità per offside, partenza anticipata che consente ai Siemen di rigiocarsi questo quarto tentativo, una posizione più favorevole, ora sia la linea delle 4. Eh sì, abbiamo visto un avvicendamento di personale parecchio significativo nei Siemen, che mettono giù una formazione abbastanza pesante probabilmente per correre. Osa Giuliani il fullback, l'ha portata per Querzola che va verso la end zone, gran placcaggio di Frazzetto che nega la meta ai Siemen e rimanda in campo l'attacco. No, vediamo dove piazzano il pallone gli arbitri, perché abbiamo detto i Siemen potevano prendere il primo down. È primo down e dunque rimane invece in campo l'attacco dei Siemen. Eh sì, Warriors che hanno forse difeso la linea di meta, ma invece Siemen che avevano come obiettivo la linea di chiusura del down. Primo tentativo sulle due yard. Buona la chiamata di coach Pokorny per gestire questa situazione. Rimane la formazione pesante con Giuliani come fullback, altra portata per Querzola, un varco, il placcaggio tardivo di Calvucci questa volta non può impedire la meta per Giacomo Querzola. E è stato un drive quanto mai combattuto, Siemen si sono complicati la vita con qualche penalità di troppo, ma alla fine la numerosità delle opzioni offensive dei padroni di casa ha fatto sì che venisse piegata l'ottima difesa dei Warriors in questo frangente. Sì, drive molto elaborato per i Siemen. Flores Calderon si esibisce come kicker e manda a bersaglio il punto addizionale in bello stile. Alberto, cosa ci dici di questo drive abbastanza atipico dei Siemen Milano?
un drive atipico, credo, Federico, soprattutto per l'ottima resistenza opposta da parte dei Warriors. Io, essendo dietro la sideline della squadra ospite, ho notato che dopo un primo drive molto confuso, dove tra sideline e campo si discuteva in modo anche delle volte sopra le righe, questa volta, nonostante l'esito infelice, c'è secondo me la consapevolezza da parte degli ospiti comunque di aver posto una resistenza credibile al miglior attacco della Lega, quindi buone indicazioni nonostante il risultato non lo sia stato. Beh sì, alla fine hanno ceduto proprio quel quarto down chiuso dalla corsa di Querzola, che adesso festeggia sulla sideline, riceve i complimenti dei propri compagni. Il kick off raccolto sulla linea delle 11, scusate, da Vigorito sulla linea della Yarda. Vigorito poi va verso il centro, arriva fino alla linea delle 21 yard, da dove rientrerà l'attacco dei Warriors Bologna. Vediamo che cosa hanno in serbo per questo drive, perché è evidente che con l'avvicinamento in cabina di regia i Warriors hanno dovuto rivedere il loro impianto complessivo per l'attacco. L'unico vantaggio che hanno forse avuto è che, non essendoci una profondità di comunicazioni stampa in Italia nel football, hanno forse potuto tenere mascherato l'assenza del loro QB americano fino all'ultimo e quindi provare a preparare qualcosa di nuovo. Vediamo. Empty formation per Bello, messo sotto pressione da Taddia, il lancio in traffico ricevuto sembra da Tazzani, no, incompleto, dice l'arbitro del lato. Probabilmente un piede fuori dal campo prima di poter completare la ricezione, non male comunque l'intenzione. Secondo e 10. Sì, Tazzani si è mosso verso destra proprio per evitare la pressione frontale dei Siemens Milano. Fino a questo momento la linea d'attacco dei Warriors si è comportata egregiamente, una linea che ha ruotato tanti giocatori in tante posizioni, anche questo è quasi un assetto inedito per la difesa. Si muove intanto l'attacco dei Warriors, la porta per Seymour che fa la conoscenza con il centro della linea dei Siemens Milano, primo nella zona di traffico Enzo Mensa. Eh sì, Enzo Mensa, un fisico esplosivo, in questo caso esplode proprio per le corsie centrali dove si stava avventurando Fish, il running back, questo è il suo soprannome dei Warriors Bologna. Quindi c'è una perdita di 2 yard. E adesso i Warriors si trovano in una situazione in cui chiaramente non vorrebbero trovarsi con un quarterback inesperto, ovvero sia situazione di ovvio passaggio, 3rd and 12, 3 uomini in pressione per i Siemens, il lancio incompleto a cercare Ghirotti. Cavallini aveva saltato il suo uomo che era Sturniolo e si stava avvicinando pericolosamente a Bello. Quarto down in posizione proibitiva, è d'obbligo, è imperativo far entrare il punt team per un calcio di allontanamento. Maxim Berzan è il punter per i Warriors Bologna, 7° nella EFL con una media di 31,2 yard per calcio. Si sposta Seymour, situazione tipica per il punt dei Warriors Bologna. Il calcio rimbalzante di Berzan, controllato bene dallo special team di Bologna, anche ottimo il rimbalzo, arriva fino alla linea delle 37 yard, quindi alza decisamente la sua media. Questo è un punt da oltre 50 yard per Berzan. Sebbene un punt con traiettoria atipica, probabilmente per scelta. Intanto siamo con il cronometro che va verso la fine del primo quarto, quindi ci sarà l'inversione di campo che ci darà qualche minuto per riflettere su cosa abbiamo visto in questi primi 12 minuti. Chiediamo ad Alberto magari un piccolo recap di come l'ha vissuta lui dalla sideline. Dalla sideline mancano ancora 5 secondi, sono schierati, per cui rimandiamo la discussione. Esatto. Sì, tempo fermo sul cambio di possesso dopo il punt. Querzola il running back, altra option, il pitch per il numero 30 che gira quasi l'angolo a Frazzetto, esce dal campo
sulla linea delle 46 con un'ottima portata di 9 yard. Adesso sì che è finito il primo quarto di gioco e quindi torniamo da Alberto magari per un commento sul drive precedente molto corto dei Warriors Bologna, cominciato con quel passaggio al primo down incompleto che ha un po' condizionato poi il resto della serie. Era stato anche un ottimo passaggio dal mio punto di vista, quello di Andrea Bello. Chiaramente secondo 10 la corsa non ha funzionato e poi non è il terzo e lungo la situazione in cui i Warriors devono provare a colpire. Devo dire comunque che Bello sta approcciando questo start inaspettato con una calma che è veramente impressionante. Spesso si isola dai compagni a riflettere, probabilmente comunque seduto per conto suo, ma lo vedo estremamente calmo e direi che è confortante questo per i Warriors, vista la difficoltà del ruolo qui chiamato. Sì, anche se poi bisogna vedere cosa vorranno fare nel resto della stagione i Warriors, se cercare di sostituire con un nuovo giocatore import, Cosino, il quarterback canadese che appunto ha lasciato la squadra in settimana, oppure decidere di investire e cercare di far fare esperienza a Andrea Bello. Si comincia con un secondo down e uno dopo l'ottima corsa di Querzola in chiusura di primo quarto. Adesso backfield affollato per i Siemens Milano con ancora Querzola nel backfield insieme a Ruffato, ma è una play action, pressione su Zaratka, il lancio verso Castle che è in vantaggio su Alexis, touchdown Siemens Milano, 54 yard. Castle ce l'aveva lì da un po' a questo punto della partita, non aver ancora messo una giocata da protagonista probabilmente non gli andava giù, lui che fino a questo momento è stato uno dei realizzatori indiscussi dell'attacco dei Siemens, ha deciso di puntare in verticale, bruciare sulla velocità il suo diretto avversario, ha creato una separazione di 2 yard, poi sulla ricezione è mancato il tentativo di placcaggio e il risultato sono altri 6 punti che diventano 7 per i Siemens. Grazie al piede di Flores Calderon, e dunque Alberto, a questo drive di Siemens più simile a quello, a quelli a cui ci aveva abituato. Decisamente sì, questa è la formula esplosiva per guadagnare yard da parte di Siemens. Devo dire che il cambio di marcia dopo 20 yard di traccia da parte di Castle su Alexis, quindi non sull'ultimo arrivato, è stato veramente qualcosa di difficile da spiegare, soprattutto da bordo campo, giocatore, non scopriamo nulla, ma un giocatore di livello superiore. Peraltro lasciato in copertura zero dai Warriors di Bologna, che forse hanno reagito eccessivamente alla formazione relativamente pesante dei Siemens e alla finta di corsa. Di fatto Alexis era da solo contro Castle, che abbiamo detto più volte ha un personale di 4,47 sulle 40 yard, velocità fotonica per le nostre latitudini. Ah sì, se lo sfidi sulla verticalità della traccia, probabilmente in Italia al momento non c'è nessuno che in single coverage riesce a tenerlo. Il calcio di Previtali che sta sostituendo il gioco in fase di kick-off, raccolto da Vigorito che si tenta ancora un ritorno est-ovest con poca fortuna. Enzo Mensa, grande atleta, come vedete va a placcare in profondità sul kick-off. E c'è anche qualche spazio per qualche discussione animata. Alberto, poi quando avrai la possibilità magari di cambiare la tua sideline vai a sincerarti anche delle condizioni di gioco, perché ormai ci sembra abbastanza evidente che non sia in grado di rientrare. Visto che sono già stati almeno 4 o 5 gli episodi in cui i Siemens avrebbero potuto o dovuto ricorrere al suo piede, ma non lo hanno potuto fare, trovando però comunque pronti sostituti senza dover accusare alcuna battuta di arresto. E in difesa lo sta sostituendo Tommaso Calegari con il numero 14 nella posizione di safety, portata per Seymour, si allarga sul lato destro, poi deve tagliare al centro, buon lavoro di lì, ancora in piedi Seymour, arriva fino alla linea delle 34 yard questo running back che non muore mai, difficile da portare a terra. E nel replay potete vedere da manuale la definizione di rollout con il qui giocatore che fa proprio un utilizzo del corpo del suo avversario per avere un punto di leva, ruotare verso l'esterno e riguadagnare luce per chiudere il down.
E allora primo down e 10, linea delle 35. A chiamare lo snap bello, altra jet sweeper, Ghirotti che guadagna bene sul lato sinistro, arriva a Ghirre la safety per fermarlo, ma sembra un altro primo down su corsa per Bologna. E il fatto che i Seaman non siano particolarmente avvezzi al loro gioco d'attacco sulle corse li porta anche ad avere una difesa sulle corse un po' porosa, ed è lì che oggi i Warriors stanno comunque cercando di guadagnare un po' di respiro. Adesso Seymour si prende lui stesso un po' di respiro sulla sideline, come running back c'è Vigorito con il numero 11, ma è un passaggio per Bello che va in profondità a cercare Pallangeli, separato dal pallone da Lorenzo Paglici che continua la sua fantastica stagione. Ah sì, Paglici è stato veramente una grande scoperta per i Seaman quest'anno, vero mattatore della difesa nella scorsa partita contro i Rhinos. Qui vediamo il replay con la palla che arriva molto precisa per Pallangeli, che fa un po' fatica a mettere due mani sull'ovale, e Paglici ne approfitta e con un contatto lo manda a terra. Nulla di fatto, secondo e 10. Che lancio però di Bello, sì. Il lancio era dove doveva essere, ovvero sia sulle mani di Pallangeli, che però non è riuscito a far proprio il pallone. Pressione su Bello, il blitz esterno di Fonti che poi va a toccare il pallone che si impenna, Alexis non può riceverlo, sarà terzo down. A credito di Bello va detto che le sue movenze, il lavoro di piedi e anche la sua throwing motion, quindi il movimento di lancio, sono decisamente di livello per un QB maturato e cresciuto alle nostre latitudini. Anche ottimo fisico per sì. Andrea Bello, che si stava esibendo come tight end, ricevitore interno in questa stagione con ottimi risultati. Adesso mega blitz per i Seaman, il lancio di Bello che a questo punto tiene solo a salvare la pelle e a mandare in campo il punt team. Grande pressione per la difesa dei Seaman. Sì, è una costante che abbiamo visto in tutte le partite dei Seaman di quest'anno, è proprio quella che la loro difesa continua a, scusate il termine gergale, martellare fino a che l'attacco avversario non capitola. Hanno veramente una possibilità di mandare in rotazione così tanti uomini, tutti ad un ottimo livello, che è veramente difficile non cedere. Ancora un punt rimbalzante per Berzan, raccolto da Aguirre sulla linea delle 15. Aguirre che gira l'angolo e effettua un discreto ritorno di una decina di yard. Aguirre che guida la IFL per media sui ritorni con 24.0. Sì, vediamo che addomestica il pallone, poi con una finta ma da fuori tempo il primo difensore guadagna spazio sulla zona della linea laterale e porta il pallone esattamente sulle 30 yard dove ripartiranno i Seaman con un primo e 10. Ragazzi, alla prossima pausa ho degli aggiornamenti su Lorenzo Gioco, quindi quando mi date il segnale vi racconto. Perfetto, prima pausa, torniamo da te. Empty formation per i Seaman Milano dalla linea delle 30. Lancio veloce per la Mambra che fa cadere ancora un pallone che poteva valere anche in questo caso un primo down. Secondo drop un po' sfortunato per la Mambra, che ha segnato il touchdown d'apertura e poi non è riuscito a concretizzare ulteriormente. Avrebbe segnato anche un altro touchdown, però era viziata l'azione da un holding offensivo, quindi nulla di fatto in quel frangente. Giocatore che comunque ormai da diversi anni, salendo dalle giovanili dei Seaman, si mette a disposizione con ottimi risultati. Secondo ricevitore dei Seaman con 14 catch in questa stagione. Il lancio per Castle, secondo dopo ovviamente il numero 2, che adesso si mette in movimento, lascia lì il defensive back, altro touchdown, la lunga gittata per il numero 2. Queste sono 70 yard. Provate voi a prenderlo una lepre a tutta velocità in campo aperto, non ce la farete mai. Più o meno è quello che si è presentato come scenario al DB Zeppelin.
tamponi, si è trovato uno contro uno con Castle con un cuscino molto molto ampio. Castle poteva andare in qualsiasi direzione e l'esito è stato abbastanza scontato. Non una buona idea lasciare Castle uno contro uno contro un defensive back inesperto. Calderon manda segno anche questo punto addizionale. Allora andiamo da Alberto, dalle sideline, per la situazione di gioco e poi per gli umori dalle rispettive sideline. Sì, gioco ha una fasciatura al ginocchio con del ghiaccio, ma come avevo notato in diretta il problema era sia il ginocchio che la caviglia. In un contrasto, in un placcaggio tentato dallo stesso gioco, l'avversario è franato addosso al numero 34 dei Seaman, che ha subito questo infortunio, a suo stesso dire però non così grave, nel senso che lui vorrebbe rientrare. Chiaramente i medici di squadra hanno un approccio molto più precauzionale, quindi se non sarà chiamato in causa sarà perché i Seaman lo riterranno necessario. Vista la situazione di punteggio, direi che dovremo aspettare settimana prossima per vedere il giovane giocatore dei Seaman in campo. E ci mancherebbe anche altro da doversi rischiare quando sei sul 28-3. Sono ancora 10 minuti a giocare nel secondo quarto. Kickoff raccolto da Vigorito, questa volta va nord-sud, resiste al primo contatto ma poi cade sulla linea delle 26. Giuliani e Mensah per il placcaggio. Oggi Mensah è l'uomo ovunque della difesa fino a questo momento dei Seaman, veramente andato a statistica in ogni frangente, negli special team, in difesa, con placcaggi. Manca solamente il sec, dicevamo prima appunto che i Seaman sono primi in questa specifica classifica in IFL con 11 sec e i Warriors hanno la tendenza a concederne parecchi, ma oggi devo dire che la linea d'attacco dei Warriors si sta comportando bene, dando una discreta protezione al loro QB. Sì, insieme al game plan impostato, certo, che da coach Giorgio Longhi e al suo offensive coordinator Maxime Joubert, citato da Alberto Cantù. Seymour nel backfield, si muove Ghirotti, portata proprio per il numero 22 da Cleveland, che resiste ancora ai placcaggi, ancora in piedi, roll out su roll out, serve tutta la difesa dei Seaman Milano per portarlo a terra. Roll out, roll in, ci ha fatto veramente vedere un manuale di escapologia. È sicuramente un running back che ha dei numeri, sembra essere un più un power runner, ma qui oltre alla potenza mette anche una agilità e un equilibrio, un gioco di piedi invidiabile che gli fa quasi guadagnare la chiusura del down. Secondo e uno. Si muove ancora Ghirotti, la palla torna per Seymour, questa volta la difesa dei Seaman risponde presente. Osa Giuliani insieme a Marco Taddia sul punto di attacco della corsa, sarà terzo down. Intanto un timeout chiamato dallo staff di Bologna. Eh sì, il tra virgolette segreto con un running back di quel tipo è proprio quello, ovvero non fargli prendere abbrivio, non fargli prendere velocità e andare a asfissiarlo proprio sul nascere della corsa. Quello che ne scaturisce è una perdita di circa 2 yard, sarà quindi un terzo e 3 per i Warriors dopo che ritorneranno in campo per dopo questo timeout. Alberto, sei sulla sideline di Milano adesso, che cosa ci puoi dire? Sono tornato su quella dei Warriors. Comunque non ci sono grandi novità, volevo comunque notare che Seymour è il primo running back che vediamo qui al Vigorelli cadere in avanti più spesso di quanto non cada all'indietro, e contro una linea fisica come quella dei Warriors non è, cioè dei Seaman, chiedo scusa, non è per niente scontato. No, infatti ha fatto fin qui una eccellente partita molto fisica la sua. C'è ovviamente difficoltà nell'arginare il fronte difensivo dei Seaman da parte della linea attacco di Bologna, e lui ci ha dovuto spesso e volentieri mettere del proprio. Vediamo che scelta faranno. Una jet sweep per Alexis, gran placcaggio di Fonti che stampa il numero
6 senza un guadagno, sarà quarto tentativo. Un'esitazione Alexis per cercare di capire se c'era una finestra dove infilarsi, ma direi che la difesa degli Simen ha mantenuto fede alla propria fama, ovvero quella di essere particolarmente aggressiva. Però decidono di giocare questo quarto down. Formazione particolare, addirittura chiamata una sneak per Seymour, che continua a spingere sulle proprie gambe. Evidentemente il coaching staff di Bologna sapeva quello che faceva quando ha chiamato questa azione, perché direi che la catena si muove. Noi col manuale, prima della fine dell'azione, avremmo detto: ma cosa stanno facendo? Perché una sneak comunque con 2 yard contro una difesa come questa. Però hanno valutato bene sia l'effetto sorpresa che quelle che sono le armi specifiche proprie, e hanno avuto ragione loro. Primo e 10. Le gambe di Seymour a fare la differenza ancora una volta, e la serie offensiva dei Warriors Bologna rimane viva, torna in campo Bello. Seymour, il running back alla sua sinistra, si muove Alexis, finta su Seymour, Bello si muove, portato fuori dal campo da Atkin Aguirre, che non so se era andato in blitz o semplicemente in run support, ma si trova addirittura 5 yard in profondità nel backfield offensivo, e lui è la free safety. Sì, decisamente anche lui aggressivo nel senso buono del termine. Saranno 15 le yard da guadagnare per i Warriors da questo secondo tentativo. Se per Seymour nel backfield, anche Berzan in attacco, che adesso si sposta in posizione di tight end sul lato sinistro di Bologna. Passaggio per Bello, tempo per lui, la ricezione di Parlangeli, placcaggio immediato di Flavio Piccinni, guadagno minimo, terzo e lungo in arrivo. Parlangeli che deve andare un po' incontro al pallone, poi ha le spalle completamente girate alla direzione offensiva e non fa in tempo a girarsi, e Piccinni, a.k.a. Freccia, gli è subito addosso, e il guadagno veramente minimo, sarà un terzo e 10. Ma anche questo lancio ben eseguito da parte di Bello, sì. Ottimo spin, ottima la velocità di quel lancio che era lanciato dalla ascia opposta, e quindi un tipo di lancio che richiede parecchio braccio, sì. E sicuramente il numero 90 ce l'ha. Adesso è terzo e 10, tre ricevitori sul lato destro, 4 scusate di due per Bologna, ma si va dal lato opposto dove Zanetti fa a sportellate ancora con Piccinni, ma entrambi perdono di vista il pallone, questa volta con la situazione di quarto e 10. Lo staff di Bologna manda in campo gli special team. Sì, con Bello che in questo caso ha dovuto affrettare il rilascio del pallone, che è uscito sì con una perfetta spirale, però forse non esattamente nella porzione di campo che aveva individuato, ha dovuto appunto affrettare la motion perché gli stava franando addosso un linebacker dei Seamen, segnatamente Mensah. Casso e Aguirre in profondità per i Seamen Milano, e Aguirre a far suo questo pallone sulla linea delle 20, gira l'angolo a Faieti, poi tenta di invertire il campo, danza un po' e alla fine perde gran parte delle yard che aveva guadagnato. Alla fine un ritorno solo di 5 yard per il numero 3. Sì, ci ha fatto divertire con un'ottima velocità e qualche tentativo di fuga, però più che altro in laterale piuttosto che in verticale. Quindi è dalle 25 yard che ripartiranno i Seamen. Intanto c'è stato un nemico oltre alla difesa dei Seamen che i Warriors hanno dovuto combattere, che è il tappetino sintetico oltre la sideline, perché ci è scivolato prima Maxim Blozowski, numero 87, e poi lo stesso Bello, sospinto fuori dal campo, è scivolato proprio di schiena, è tirato una botta terrificante, poi si era alzato con nonchalance, quindi nessun problema di fisico, però un rischio di cui tener conto. Sì, tra l'altro molto vicino anche a una panchina, adesso portata per Querzola, aperta sul lato destro, gran placcaggio in rimonta per Tiberio Calbucci, ma buon guadagno per Querzola, che entrava in questa partita in tutto e per tutto con 31 yard su 12 portate, e qui direi che praticamente ha già eguagliato quel fatturato in questo primo tempo.
rimane al suo posto nel backfield, va a bloccare il blitz, il lancio adesso va per Fiammenghi dalle mani di Luke Zaratta. Fiammenghi gira l'angolo, prende il primo down, esce dal campo sulla linea delle 46. Fiammenghi, se non erro, alla sua prima ricezione di giornata, anche lui è un giocatore ormai stra affidabile, spesso cercato da Zaratka. Qui ci fa vedere anche il perché, bella chiusura del down, primo e 10 per i Warriors. Campo del Vigorelle, molto bello a vedersi, bello a giocarsi sopra questo nuovo manto. Al di fuori del rettangolo di gioco sono parecchie le insidie di questo campo da football rubato tra virgolette a un contesto velodromo. Ebbene sì, altro movimento anticipato sulla linea di scrimmage, gli arbitri fermano il gioco, dovrebbe essere una falsa partenza per Carlo Grassi, tackle sinistro stra veterano dei Siemens Milano. Però c'è stato anche il movimento di Nadalin, numero 91 ancora una volta, e proprio di questo stanno discutendo gli arbitri che vedete al centro del vostro teleschermo, capire chi si è mosso per primo sostanzialmente. A occhio io avevo visto la mossa di Nadalini, ma potrei sbagliarmi, probabilmente, però ho ragione. E anche la Cruti dà ragione, Matteo, è una penalità contro i Warriors Bologna, si lamenta Nadalini, ma il replay direi che non dava adito a dubbi. No, assolutamente, chiaramente noi avendo una prospettiva complessiva oltre che il replay riusciamo a valutare meglio non il singolo giocatore che continua a protestare. Gli arbitri hanno clemenza in realtà in questo frangente. Adesso Nadalini controlla quale chiamata difensiva sul suo polsino e si rimette giù in posizione nuovamente dal lato destro della linea di difesa. C'è Bismarck Yeboah nel backfield a proteggere Zaratka, gli affida il pallone in qualche modo, non ho capito se questa era una throw molto molto lenta a eseguirsi oppure semplicemente Zaratka, vista la pressione, ha lasciato il pallone al suo running back per evitare guai. Non saprei neanche io quale delle due è più verosimile. Il risultato però è che riprenderemo da un secondo e 8. Una draw è un'azione di corsa che si sviluppa inizialmente come un gioco di passaggio, sperando che la difesa si apra. Poi la palla viene consegnata al running back abbastanza tardi nel timing del gioco per sfruttare appunto questo effetto sulla difesa. Secondo down, 8 yard a prendere, sprint out a destra per Zaratka che lancia il pallone bene per Sant'Agostino, ma il numero 19 lo lascia cadere. Tanti drop per i receiver dei Siemens quest'oggi. Sì, inusuali, perché fino a questo momento avevamo visto l'attacco dei Siemens girare su delle percentuali pressoché irreali per un campionato italiano. Tant'è che possiamo anche dirlo, è girata appunto la notizia, anzi era pubblicata la notizia che oggi fossero presenti i commissari della Lega EFL, European Football League, proprio anche per valutare un potenziale futuro coinvolgimento della squadra milanese in questa Lega Europea che sta cercando di ampliare il proprio bacino di utenza. Compreso il commissioner Patrick Esume, che è in questo momento sulla sideline di Siemens insieme al presidente Marco Mutti. E allora c'è un timeout in campo e noi andiamo da Alberto Cantù. Di nuovo non granché da segnalare, quindi permettetemi questa nota un po' più ironica. Forse dietro la buona resistenza della difesa dei Warriors c'è il fatto che di fianco alla solita tanica di Gatorade c'è un sacchetto contenente diversi tipi di cioccolato di Pasqua, proprio uova di Pasqua. Visto che i giocatori stanno apprezzando molto questo aspetto e stanno anche discutendo di quale sia più buono, chiaramente quelli non coinvolti nelle fasi di attacco e difesa che sono in campo. Certo, magari potresti cercare per la nostra intervista di chiusura di tempo, magari per l'inizio del secondo tempo, proprio di intercettare Esume, il commissioner della European Football League, mentre le squadre adesso si accingono a riallinearsi al centro del campo per gestire questo terzo tentativo e 8 in chiusura di primo tempo, 3:53 per chiudere la prima frazione di gioco. Dopo il time out, formazione aperta di nuovo per i Siemens, 5 ricevitori, nessun running back, Mark Castle, parte bassa del teleschermo, ancora isolato contro Zapponi, ma c'è anche Alexis in quella zona.
Tempo per Zalarca, adesso scappa verso destra, la pressione di Nadalini, lancio al centro per Castle, che lui stesso si iscrive alla classifica dei drop, palle lasciate cadere, non contestate, dei Siemens Milano, contatto di Alexis è arrivato dopo, questo è proprio un drop. Sì, allora vediamo nel replay, vediamo Nadalini che parte sempre al limite, infatti un paio di volte è finito in penalità, qui no, si mette sulle tracce di Zaratka, lo costringe ad allargare la sua posizione, poi cerca di pescare Castle che però non è ben messo con le mani, drop e quindi punt per i Siemens. Con Pietro Previtali a sostituire Lorenzo, gioco il numero 17 di Siemens. Calcio sul lato sinistro, esce dal campo molto corto, direi punt di poco più di una ventina di yard per il numero 17, che d'altronde è al primo calcio di allontanamento della sua stagione e si è dovuto improvvisare in questa posizione per l'infortunio a gioco. Comunque un'altra volta i Warriors riescono a costringere al punt i Siemens, cosa sicuramente inusuale fino a questo momento in campionato. Vediamo come riusciranno a gestire questi ultimi minuti, 3 minuti e 33 secondi del primo tempo, prima di andare a riflettere un po' in spogliatoio all'halftime. Hanno anche 2 timeout, formazione compatta con i ricevitori molto vicini alla linea per Bello e i Warriors. Simor nel backfield, esce sul lato sinistro, vorrebbe andare per lui, la pressione, poi torna al centro, la ricezione per Zanetti, arrivano sì e no 2 yard per i Warriors Bologna, no, forse era Parlangeli, vediamo il replay. Sì, probabilmente era Parlangeli con la ricezione. E fa conoscenza della coppia di linebacker centrali numero 6 Kevin Key, numero 20 Mensah, Mensah non necessariamente centrale, lo vedete adesso in posizione di edge rusher nella parte alta della linea difensiva sul vostro teleschermo, dove viene principalmente impiegato in questa fase di stagione di Siemens. Adesso uno screen per Alexis, buono il blocco di Tazzani, buono l'intervento del sostituto di Lorenzo Gioco in questa azione, che era Tommaso Calegari, come citato in precedenza, numero 14. Andiamo a rivedere il suo bell'intervento. Bella ricezione di Alexis, che riesce a intravedere un po' di luce sull'esterno, poi nel taglio interno invece deve soccombere al placcaggio ben realizzato, quindi 3rd and 3 per mantenere vivo il drive dei Warriors. Shaquiff Seymour schierato come ricevitore interno sul lato sinistro, 3 ricevitori compatti nella bunch invece sul lato destro, tra cui Alexis per i Warriors, 3 uomini in pressione per i Siemens, il lancio a cercare Alexis troppo esterno, buona la marcatura di Ali, sarà 4th and down per Bologna. Saad Ali anche lui in grandissimo spolvero nella partita contro i Rhinos. Giovanissimo defensive back di cui si dice un gran bene per i Siemens Milano, che stanno allevando decisamente una nuova generazione di difensori arretrati. Gioco, lo avete visto, Paglicci si è veramente imposto, stagione fin qui impeccabile la sua, e sono tutti giocatori molto giovani. Vediamo cosa vogliono fare i Warriors in questa situazione, sembra che in campo ci sia il team del punt con Berzan, però chiamano timeout proprio i Warriors, il loro secondo timeout della prima frazione di gioco col cronometro che dice 1:56. E allora andiamo da Alberto sulla sideline, ho visto che prima ti eri avvicinato a Esume. Sì Fede, l'ho prenotato per l'halftime, quindi preparate le vostre domande, le vostre curiosità, perché avremo la possibilità di parlare col commissioner dell'IFL, insomma mancano un paio di minuti alla fine del primo tempo e poi potremo andare con l'intervista. Ma direi che sarà subito interessante chiedergli che cosa pensa del football italiano, che ha sfornato la squadra campione d'Europa. Intanto il punt per Berzan,
Il fair catch eseguito da Michael Castle sulla linea delle 23, quindi secondo me, Matteo, sarà molto interessante capire qual è la sua opinione in generale del football italiano, l'impressione che ha avuto oggi della partita, dell'organizzazione, del livello di gioco in campo. Direi questi aspetti sono senz'altro interessanti. Assolutamente sì, e poi possiamo chiedergli anche qual è l'obiettivo a medio termine della EFL per crescere di qualità, se hanno una strategia che prevede per esempio l'ingaggio di un maggior numero di giocatori di passaporto americano piuttosto che quali altre strategie, ma sarà lui a dircelo piuttosto che noi a fare congetture. Drive dei Seaman che inizia con 1.47 sul cronometro, è un lancio per Luke Zaratka, buono il lavoro della linea d'attacco, il lancio per Calderon, palla leggermente lunga per il numero 81 isolato contro Frazzetto. Sì, palla decisamente lunga, riesce ad arrivarci solamente con una mano Flores Calderon, numero 81. Zaracca che scurruta un paio di parti del campo prima di decidere di andare in profondità sul suo giovane receiver. Nulla di fatto, secondo e 10 con i Seaman che rompono l'addolo in questo momento, si schierano sul pallone con due ricevitori nella parte alta e due ricevitori nella parte bassa, nell'estremità più bassa del telecremo. Markel Kestol subito attenzionato dalla marcatura, one on one di Sdejuzes. E il raddoppio di Alexis, la palla va per lui su uno screen pass, legge bene i blocchi, Castle in campo aperto, fuori una flag, Castle si libera e va verso la end zone, passeggiando nella fase finale. C'è una flag sulla linea delle 38 yard campo Seaman, vediamo se vanificherà o meno l'ennesima giocata lunghissima gettata di Castle. Se rimane, questa è una meta da addirittura 77 yard. Ve l'avevo segnalato appunto nella parte bassa perché non so perché avevo intuito la marcatura di Santos De Jesus, non era stata sufficientemente reattiva, messo fuori gioco da un blocco e da quel momento in poi è stato Markel Castle Show, anche se non dovesse essere confermato il touchdown come ci sembra di capire. Fallo personale, blocco sotto la cintura, attacco numero 53, 15 yard per punto del fallo, contro Sasha Mauro, il centro dei Seaman Milano, la seconda penalità della sua partita che vanifica questa giocata eccezionale di Castle e direi anche della linea d'attacco dei Seaman che si è sganciata molto bene in profondità per bloccare per il numero 2 ed invece si va indietro fin sulla linea delle 24 yard. 24 yard, cioè è un peccato che sia stata vanificata questa segnatura, però se potete andare indietro con il vostro cursore riguardatevela in replay più e più volte perché è una veramente una giocata di football champagne. Aguirre il running back alla destra di Luke Zaratka. Questo vuol dire che non è in campo Markel Castle dopo la gran corsa, adesso si sposta sul lato sinistro la safety numero 3 da Idaho State, la palla va per lui su questa option che i Seaman continuano a chiamare, reagisce bene la difesa dei Warriors Bologna, questa volta Nadalini con un'azione positiva, il placcaggio su Aguirre, sarà terzo tentativo, vediamo se Aguirre è uscito anche dal campo fermando il cronometro, così sembra perché il cronometro stesso non si muove. Eh sì, decide Zaratka di andare sul lato corto, diciamo, del campo dove si concentra comunque più facilmente una numerosità di difensore, quindi non fa troppa strada a Aguirre. Terzo e 7. Come detto, safety dall'Università di Idaho State che ha due intercetti in stagione per i Seaman in fase difensiva, poco impiegato in fase offensiva. Questa è la sua prima portata della stagione, adesso torna in campo Castle sul lato sinistro, mandano un blitz i Seaman, la pressione di Nadalini, il lancio, la presa di Gianluca Sant'Agostino, io credevo quella palla fosse indirizzata al suo compagno Fiammenghi ed invece il numero 19 in qualche maniera è riuscito a farla proprio. Andiamo a vedere il replay, Matteo. Eh sì, diciamo che si sono avvicinati sia Fiammenghi che Sant'Agostino.
portandosi dietro i due difensori, e quello che in quel groviglio di corpi ne esce con la palla in mano è Gianluca Sant'Agostino, ormai veterano di questa formazione. Gran lancio di Zaratka, pur non privo di qualche rischio, e gran posizione e senso soprattutto della posizione di Sant'Agostino. Col peso indietro, la pressione in faccia, che lancio, e un altro lancio verso la end zone per Marco il Castro, la presa acrobatica del numero 2 che batte Bonia e segna l'ennesimo touchdown della sua stagione. Questi sono 34 yard di touchdown per Marco il Castro. TD, touchdown di Castle doveva essere, touchdown di Castle è stato, quindi la sua galoppata di 70 yard precedente è stata solo poi rinviata. Due lamate di Zaratka che hanno chiuso prima il down su Sant'Agostino e poi mandato in meta Markel Castle. Adesso sì, c'è anche il punto aggiuntivo. Sì. Vai, Alberto. Spero che il replay riesca a mostrare la cosa che ha fatto Castle, che è aspettare l'ultimo momento per appoggiarsi sul cornerback per creare quel cuscinetto in più di separazione, perché è una di quelle minuzie del gioco di wide receiver che non vengono celebrate abbastanza. Castle in questo è un maestro non solo di atletica ma anche di tecnica. Ma lo deve fare, perché lui non ha dalla sua i centimetri, è veramente probabilmente al limite del metro e 80, probabilmente sotto il metro e 80, e ha bisogno di creare quella separazione, perché non ci può arrivare con le mani, non ci può arrivare con la statura e abbinata all'elevazione. Quindi esperienza e consapevolezza del proprio corpo sicuramente sì, ha evidenziato un ottimo particolare. Lo avrete apprezzato dai due replay, dunque il punteggio sale sul 35-3. Il kickoff di Previtali questa volta va in profondità, Vigorito inizia il ritorno sulla linea delle 8, va ancora per linee centrali, mandato in aria da Lorenzo Paglicci, a terra sulla linea delle 27, 30 secondi sul cronometro del primo tempo, un solo timeout per i Warriors. Vediamo come coach Giorgio Longhi vorrà interpretare questo ultimo, si presume, possesso del primo tempo. Warriors che arrivavano dall'ultima partita in cui hanno perso con i Panther per 34-16, però all'halftime erano sotto di 27 punti a 0. Lo interpreta andando in sicurezza, chiamando un inginocchiamento al suo quarterback Andrea Bello per andare negli spogliatoi con il punteggio e la situazione così com'è. Primo tempo quindi che va a morire col vantaggio netto, nettissimo dei Siemens Milano. Vediamo se Alberto riesce a intercettare Patrick Esume per una breve intervista. Vai Alberto. So, Mr. Esume, thank you for being here with us. You've come all the way down to Milan. Are you enjoying yourself? Was this game worth the travel? Absolutely. It's not only the game. I was here to talk to Fabio and Italian Football Federation. So that was, you know, the main reason for me to come here. And obviously, I wanted to see the great city of Milan and then see a game. And so far, it's been pretty nice. I'm sure it was. So maybe you can tell us everything about the ongoing talks with the IFL. But are you confident that some kind of agreement will be found between the two federations? Between the Italian Federation and the European Federation? Yeah, exactly. Oh, absolutely. I mean, that's why we're here. We talked about it. Fabio Naui, that's how we call her, from the Federation, and myself and Andreas Nomensen. That's what we came down here for. We talked yesterday the entire day, today again. And we want to do one thing, and that is move football forward in Europe. And Italian Football Federation, the European League of Football, will work together. Excellent. One last question. Your project is very ambitious, the EFL one. How would you assess the place you are right now, and what do you think you can do more over the next two or three years to improve what's already a very very promising prospect? Well, there's a lot we can improve on, obviously, but it's an ambitious project, that's true. But you have to start. If you're not brave, you can't win nothing. And I love the game so much, and when I come here and I see what the seamen do here in the Italian Federation,
this is why I'm doing it. And down the road, I think what we are aiming for as the European League of Football is to have 24 teams from 10 to 12 countries and have all the big countries and the big cities connected in one league and play on the highest level in Europe on a bigger scale. Maybe more people in the stands, national TV, and you know, maybe we're gonna come to Italy one day. Alberto, una cosa. I have one question from upstairs. Sì, magari poi tradurremo brevemente le parole di Esume. Cosa pensa del football italiano? Che impressioni ha avuto dalla giornata di oggi? Che impressioni ha avuto dalla vittoria, direi a sorpresa, del campionato europeo da parte della nazionale italiana? Of course, before we let you go, we have to ask about the national team. Of course, many players have played today that have also played in Sweden. What's your take overall on the Italian football movement? Well, Italian football has been pretty good. I mean, in my time when I played in the 90s, there were some very strong teams from Italy. I met some guys here that told me they kicked my butt in 2000 when I played with the Blue Devils. And then as a head coach of the French national team, I saw the Italian team in 2016, and they were very strong. So, and they keep getting stronger. So the Italian football is moving in the right direction. Okay. Thank you very much, Mr. Esume. Enjoy your stay. Grazie Alberto, grazie a Patrick Esume che ha detto che è venuto qua per valutare la situazione, valutare il Siemens Milano, ovviamente vedere la città di Milano, evidentemente era la sua prima volta per questo progetto ambizioso, la European Football League, una lega professionistica con base ormai in diversi stati, direi dalla Spagna fino ad arrivare alla Turchia, ovviamente forte rappresentanza di squadre austriache e tedesche, ma anche polacche, e l'idea è di espandere questo progetto, avere tante squadre in tante nazioni diverse, magari avere esposizioni con televisioni network a livello nazionale e far crescere questo movimento. Quello che ha visto lo ha molto positivamente impressionato, i rapporti che ha avuto con Fabio Tortosa del Commissioner dell'Italian Football League e la dirigenza Siemens sono stati estremamente positivi, e da ultimo ha detto che lui ha sempre avuto una grande opinione del football italiano fin da quando era giocatore, ha giocato contro squadre italiane a livello di club nell'allora Eurobowl, ha giocato a livello di nazionale ed ha sempre trovato il football italiano un football di altissimo livello. E ha chiuso dicendo che secondo lui il football italiano sta andando nella giusta direzione, e se ce lo permettete, la giusta direzione è anche quello di cercare di portarlo e di diffonderlo il più capillarmente possibile anche nelle case di chi il football ancora non lo conosce. E quindi un grazie al commitment di Eleven Sport e di tutta la produzione che cerca di regalare anche a chi il football ancora non lo conosce degli scorsi e degli sprazzi che possono essere magari di ispirazione per qualche giovane ragazzo che magari viene dirottato da altri sport su questo sport che tanto ci piace, e magari proprio tra questi ci può essere il nuovo talento, nuovo giocatore chiave, perché no? Noi adesso facciamo una pausa. Adesso una breve pausa per noi, ci risentiamo tra poco, pochissimo, per il secondo tempo. State su Eleven Sports.
Bentornati al velodromo Vigorelli Maspes di Milano per l'inizio del secondo tempo della sfida della settimana nella IEFL. 35-3 il primo tempo per il Siemen Milano, primo tempo, primo quarto equilibrato per 14-3 e poi tre mete a lunga gittata per Mark Castle, che ha portato il suo bottino stagionale a 10 touchdown su ricezione. Il kickoff potente di Pietro Previtali va in end zone, quindi sarà un touchback per i Warriors di Bologna per cominciare questo secondo tempo. Warriors che hanno opposto più resistenza di quella che il punteggio potrebbe far trasparire, il fatto che nel secondo quarto i big play dei Siemen sono stati sostanzialmente incontenibili, con un Markel Castle che ha segnato tre touchdown, uno più bello dell'altro in sequenza. Le Warriors che, non dimentichiamolo, hanno in cabina di regia il sostituto a loro QB americano, o meglio canadese, che li ha salutati. Quindi bello in cabina di regia, che ora ha consegnato la palla per una portata al running back numero 22 Fish, che però non riesce a guadagnare se non forse una yard. Fish al secolo Shaquiff Seymour, protagonista del primo tempo, ma direi che concordo nel dire che la differenza tra le due squadre nel primo tempo è stata la big play ability, la capacità di fare grandi giocate, che per i Siemen risiede molto nelle gambe di Markel Castle, e non da oggi lui è stato il vero mattatore nell'incontro nel secondo quarto. Adesso secondo e 9, si muove Seymour, va a prendere la jet sweep, ma buona reazione all'esterno di Claudio Nicola, che costringe Seymour a rallentare. Poi arriva il resto della difesa dei Siemen Milano a fermarlo. Guadagno minimo, terzo down in arrivo, ma c'è una flag sul terreno di gioco. Si potrebbe essere una flag a carico di un giocatore dei Siemen per forse una spinta nella schiena. Aspettiamo la chiamata del nostro capo arbitro di oggi, D'Amato, che si rivolge alla linea laterale di Bologna. Quindi il fallo probabilmente contro i Siemen. Uso legale delle mani, difesa numero 4, 15 yard dal punto precedente, primo down. È una penalità che effettivamente va contro i Siemen, va contro Edoardo Gallo, linebacker numero 4, per uso illegale delle mani. Seconda penalità di questa tipologia contro i Siemen di questa partita, che regala un primo down ai Warriors sulla linea delle 36. Sempre Seymour nel backfield, bello il quarterback, tre ricevitori a destra, Zanetti isolato a sinistra. Lascia 4 per i Siemen, la pressione su Bello, il lancio vicino all'intercetto, Kai, lancio inteso per Dazzani che poi rimane a terra sul contatto duro della difesa dei Siemen. Sarà un secondo e 10, si fa già difficile l'interpretazione di questo drive per i Warriors. L'abbiamo detto, la difesa dei Siemen è ben piazzata, con possibilità di fare tante rotazioni, ed è veramente asfissiante in ogni reparto. È stato Garlaskeli con il numero 29 a impattare il ricevitore Dazzani, impedirgli la ricezione. Sarà secondo down. Berzan schierato da H-back sul lato destro, va a bloccare al centro per Seymour, però Claudio Nicola con la penetrazione e lo stop immediato. Eh sì, Claudio Nicola in tandem con Cavallini converge sulla traiettoria che aveva pensato di percorrere il running back dei Warriors, e gli spengono gli entusiasmi sul nascere, facendogli perdere anche una yard. Terzo e 11. E dunque altro terzo e lungo per l'attacco dei Warriors. E Andrea Bello, che tutto sommato ha fatto vedere cose egregie nel primo tempo, proiettato nella posizione di quarterback titolare solo questa settimana e contro la miglior difesa in circolazione, che adesso manda 5 uomini a caccia del quarterback. Lancio veloce per Dazzani,
che voleva infilarsi proprio dietro a dove la pressione era arrivata, però il lancio è incompleto e va in campo Berzan per il punt. Sì, si era aperto nel flat il running back numero 22 Shakif Lapari Seymour, però non ha ritenuto di servirlo bello e ha optato per una scelta che poi è stata droppata dal suo ricevitore, quindi il quarto tentativo verrà giocato con il punt. Punti Maxim Berzan che lo indirizza verso Aguirre. Aguirre lo lascia rimbalzare, c'è un po' di traffico, se quella palla viene toccata da un giocatore dei Siemens diventa viva e recuperabile dai Warriors Bologna, così non è stato però, possesso che rimane per i milanesi che adesso rimandano in campo il proprio attacco. Sì, con il rischio di mandare la partita potenzialmente in mercy rule, condizione che si verifica quando tra le due squadre ci sono più di 35 punti di distacco. Vediamo se i Siemens vorranno continuare a premere sull'acceleratore di questa partita. E in quel caso il cronometro non si ferma più, se non per la fine del primo tempo e per eventuali time out chiamate dalle due squadre. Primo 10, linea delle 26, la option per Cuerzola che bene ha fatto in questa partita per i Siemens. Gran contatto di Cuerzola sulla sideline sinistra. Andiamo a rivedere il lavoro del numero 30. Eh sì, con Camassa, il linebacker che cerca di placcarlo, commette forse un piccolo errore di posizione. Cuerzola invece abbassa il baricentro, si protende in avanti, ha una cinetica che è tutta a suo favore e spiana il suo avversario, porta avanti il pallone di ancora un paio di yard per un secondo e tre. Tre ricevitori sul lato destro per i Siemens, Giacomo Cuerzola nel backfield e Barkel Castle isolato a sinistra, doppia marcatura per lui, due livelli per la difesa di Bologna, guarda da quella parte, poi torna al centro Luke Zaratka per Calderon, colpito in corsa molto molto bene dal quarterback numero 7 dei Siemens e della Nazionale. Primo down per Calderon. Gran palla di Zaratka per Calderon che stava tagliando il campo in diagonale. Palla precisissima, bella presa di Calderon. Poi ci mette una pezza la safety dei Warriors. Però primo e 10 dalle 35. Brutto snap, Cuerzola gli finisce in mano, poi viene fermato. Vorrebbero un fallo i tifosi dei Siemens per l'intervento di Maxim Berzan. Non vedo però fazzolette gialli sul terreno di gioco. Problema nello snap che poi è finito in mano a Cuerzola che continua a guadagnare in questa partita. Eh sì, c'è anche un evidente face mask non ravvisato dagli arbitri. Era abbastanza chiaro dalla nostra angolazione, dall'angolazione del replay. Nulla di grave per Cuerzola, che ha messo una toppa allo snap sbagliato. Secondo e 4. Secondo e 4 dalla linea delle 29 yard. Mandano ancora un blitz centrale i Warriors e lì va a colpire Luke Zaratka per Markel Castle, che però all'ultimo momento rallenta e non riesce a prendere quel pallone. Dice colpa mia. Colpa mia. L'universale gesto di mea culpa battendosi la mano sul petto ci aiuta a decifrare appunto quanto accaduto, ovvero l'indecisione nella traccia corsa non perfettamente da casa. L'ha fatto sì che il pallone di Zaratka filasse fino a fondo campo. E sarà terzo down per i Siemens Milano. Terzo e 5, Castle isolato sul lato destro, doppia marcatura di Faietti e Frazzetto per lui. Guarda però dall'altra parte Zaratka, adesso la pressione lo spinge verso destra, lavora ancora lo Zar per cercare un ricevitore libero, si coordina in qualche modo e poi che presa di Giacomo Cuerzola per un primo down e che lancio di Zaratka in totale controflusso. In totale controflusso con l'uomo addosso.
e con Zaratka che forse deve anche offrire una birra a Querzola, che va a fare il mestiere non suo, ovvero il ricevitore, tira su un pallone non facile. Mi direi bravi tutti e due, sia Zaratka che Querzola, a tirar fuori un coniglio dal cilindro per muovere ancora la catena. Primo e 10. E che visione di Zaratka, non sì. È facile guardare sul lato sinistro e capire che non ci sono defensive back quando hai i difensori addosso. Adesso un'altra portata per Querzola, difesa bene, Tiberio Calbucci a guidare la carica. Terzo miglior placcatore della IFL entrando in questa partita, il linebacker numero 44 dei Warriors Bologna. Solo una yard in questa portata per Querzola, che adesso esce dal campo. Vediamo chi lo ha sostituito e se lo ha sostituito un running back oppure i Siemens sono in campo con 5 ricevitori, come spesso succede. Così è effettivamente. Bassia Castle sul lato sinistro, la Mamra, Flores Calderone e Fiammenghi sul lato destro. Lancio veloce per la Mamra, buono il placcaggio da parte di Marcos De Jesus, defensive back numero 8. Sarà un altro terzo down, vanno subito sulla linea i Seaman con lo stesso personale, ruotano la loro copertura i Warriors Bologna. Guarda a destra Zaratka, c'è ancora pressione su di lui, il lancio che cade dalla presa di la Mamra. Direi terza palla lasciata cadere per il numero 11, normalmente affidabile dei Siemen Milano, tant'è vero che è il secondo miglior ricevitore dei Siemen dietro a Markel Castle. Sarà quarto down. Quarto down con Zaratka che va sulla sideline, ma non per uscire, ma semplicemente per raccogliere le indicazioni dal suo coaching staff e andare a comunicarle in huddle. Quindi giocheranno questo quarto e due in prossimità della linea delle 12 yard. Ancora senza ricevitore in campo i Siemen. Quattro uomini in pressione per Bologna, il lancio verso la end zone, troppo lungo per Calderon, troppo lungo per Fiammenghi, incompleto, nulla di fatto per l'attacco dei Siemen che esce dal campo e la difesa dei Warriors invece che resiste una volta tanto. Eh sì, dicevamo prima, il 35-3 è un punteggio sicuramente severo che non rende giustizia ad alcune belle giocate difensive dei Warriors, che hanno comunque costretto in questo caso i Siemen a un turnover on downs e in precedenza a almeno due punt in situazione di drive che non si era sviluppato secondo i piani dei padroni di casa. Ripartono adesso in posizione difficile sulla linea delle 11 yard gli ospiti dei Warriors Bologna, con Seymour alla sinistra di Bello, stazione che abbiamo visto più volte chiamata, la larga sul lato destro Seymour tentando di resistere ai numerosi placcaggi. Cattiva qualità di blocchi su questo primo tentativo e guadagno nullo per i Warriors. Eh sì, il gioco di blocchi dei Warriors non riesce a tenere a bada la linea difensiva dei Siemen, che mandano in questo caso il numero 97 Taddia a fare il placcaggio sull'americano Seymour. Secondo e 9. Placcaggio in rimonta per Taddia, sempre d'impatto il numero 97, ha un sacco e mezzo in stagione. Si muove il ricevitore, la palla va ancora per Simo, la penetrazione di Osa Giuliani e il placcaggio per perdita di terreno del numero 44. Ormai i Siemen hanno il numero 22 di Seymour nel mirino. Sì, diciamo che hanno un po' preso le misure al set di schemi che i Warriors stanno proponendo. Ricordiamo, i Warriors da una settimana circa orfani del loro QB titolare, hanno avuto forse, se gli va bene, due, forse tre allenamenti per poter reimpostare il game plan, e in questo frangente la coperta sta diventando un po' corta. Terzo e 12. Tra l'altro il quarterback era appena uscito dal protocollo Covid nel momento in cui ha dato l'addio ai Warriors.
Adesso la situazione di passaggio, il lancio di Bello al centro, l'intercetto di Ali che batte sul tempo Parlangeli, gira l'angolo, gran ritorno per il numero uno che ha mezzi atletici, anche il ritornatore dei Siemens Milano, alla fine placcato da parte del Tecol Moses Amparo, ma gran giocata per Ali. Si prende un rischio Bello, un rischio anche direi Bello grosso, se mi perdonate il gioco di parole, spara un pallone in profondità, forse un po' troppo lungo per Parlangeli e Ali, sì, Parlangeli che poi si disunisce e perde l'equilibrio mentre Ali tiene la posizione, ottimo senso e coordinazione oculo spaziale, quindi occhi sul pallone, ma io dove sono basta protendere le mani, il pallone è mio, e poi sulla destra vedo tanto verde, riporto il pallone in avanti, grande giocata del numero uno Saad Ali. Gran giocata davvero, la batteria dei ricevitori dei Warriors è interessante, ma forse gli manca un po' di velocità sul profondo. Gliela poteva dare oggi Alexis schierato da ricevitore, ma non ci sono stati grandi tentativi di lancio profondo nella sua direzione. Qua Parlangeli, che ovviamente è una classe 1988 rispetto ad Ali, che invece è un giovanissimo con gambe fresche. Adesso portata per Querzola, guadagno di 4-5 yard, ma altra flag sul terreno di gioco. Sì, altra flag lì nel mezzo, per cui non aspettiamo flag, però forse in realtà il capo arbitro sta comunicando con la sideline dei bolognesi, forse per chiarire la chiamata, che adesso condividerà con noi. Holding, attacco numero 54, 10 yard di penalità e ancora primo down. Altra penalità contro Carlo Grassi, il tackle dei Siemens Milano, 10 yard di penalità, primo down per i Siemens. A proposito di ref, Fede, c'è uno degli arbitri a bordo campo con un problema alla schiena, è stato medicato dallo staff medico dei Siemens. Gli è stato applicato del ghiaccio sulla zona bassa della schiena, comunque sembra stare bene anche lui come gioco. I ref, gli arbitri hanno loro stessi dei protocolli di aggiustamento quando perdono un pezzo della crew, e quindi le sue responsabilità vanno riassegnate. Adesso c'è la pressione su Zaratka che riesce a mandarla a vuoto ancora una volta, adesso decide di correre, esce dal campo sulla linea delle 25 yard, ha battuto la pressione di Riccardo Valentina, defensive end numero 5, e poi ha girato l'angolo sul lato opposto. Ma sai cosa ti dico? Che Zaratka sta facendo un partitone clamoroso sia nelle cose da game plan, ovvero quello che è chiamato a fare, sia nelle invenzioni per levare castagne dal fuoco quando i Warriors cercano di guastare i piani offensivi. Gran partita del QB della nazionale italiana di Siemens numero 7, lo Zar. I Warriors hanno messo sotto pressione con relativa costanza, sì, Zaratka, ma non sono mai riusciti a metterlo a terra, e Zaratka si è sempre inventato qualcosa per trovare dei giochi positivi. Adesso una draw per Ruffato, questa volta viene bene questo tipo di azione che abbiamo spiegato nella prima frazione di gioco, quindi avete vista tutta l'efficacia con la difesa di Bologna che ormai aveva reagito pensando che fosse un passaggio. E all'ultimo momento invece Zaratka mette la palla in pancia a Ruffato, velocissimo a mettersi sulle gambe, chiude il down, primo 10 sulle 21. In campo, scusa Matteo, vai. Perché c'è un problema a Querzola è... Ma in effetti lo vediamo seduto e accudito dallo staff medico dei Siemens, molto impiegato, chiamate in molti palloni al numero 30 in questa partita. Portata ancora per Ruffato che deve rimbalzare al centro, prende tutto quello che i blocchi riescono a dargli e non era molto, fermato solo dopo 2-3 yard. Nella filosofia del football che premia la squadra rispetto, che vuole premiare la squadra rispetto al singolo, vige appunto la filosofia del next man up, ovvero del prossimo uomo disponibile, che in linea teorica è molto bella, è molto semplice da applicare, poi però se non hai la profondità per cui l'uomo disponibile successivo non riesce a coprire il ruolo con prontezza, è un po' più facile a dirsi che a farsi. I Siemens possono applicarla nella filosofia e poi nei fatti. Next man up molto spesso è più che adeguato.
la pressione sul blitz, il lancio verso Sant'Agostino che si coordina nell'angolo della end zone ed è touchdown Simen Milano. Gianluca, Sant'Agostino, una partita fuori, sopra le righe per lui che quest'anno non era stato forse neanche così tanto coinvolto nei piani offensivi della sua squadra. Ecco lì la logica del next man up, sottoutilizzato e sottocercato nelle prime tre partite, ecco che oggi viene chiamato in causa per essere protagonista e lui risponde presente alla chiamata. Punto addizionale a segno ancora per Flores Calderon e aspettiamo il replay perché veramente questa è stata una azione di grande pregio, grande coordinazione del veteranissimo Gianluca Sant'Agostino. Più di 34 punti, entriamo in regime di running clock. E quindi con il punteggio che come detto passa ai 35 punti di divario, mentre andiamo a rivedere il pregevole touchdown del numero 19 in maglia blu navy. A questo punto il tempo non si fermerà più, se non appunto per la fine del primo del terzo quarto e i time out eventualmente chiamati. Eh sì, era nell'aria, aria tra l'altro che si sta facendo sia tesa dal punto di vista eolico, spira un po' di vento in quel di Milano, e anche la temperatura si sta abbassando assieme al divario che separa i Warriors, costretti adesso a rincorrere una partita ormai destinata a vederli costretti a vincere le prossime per agguantare il loro obiettivo, ovvero i playoff. Buon ritorno per linea centrale per Cebotaro, ricevitore numero 7 che arriva fino alla linea delle 36 yard. Buon atleta questo numero 7 dei Warriors Bologna che nord-sud fa questo eccellente ritorno. Assolutamente sì, velocità da americano se vogliamo definirla così, legge anche bene lo spazio davanti a lui e mette in buona posizione di partenza i Warriors sulle 40 yard per questo drive. Mariam Cebotaro adesso di nuovo in campo, l'attacco guidato da Andrea Bello con Shakif Seymour nella posizione di running back. Alta portata dietro il blocco di Beresan, ma gli arbitri hanno fermato il gioco prima della partenza dell'azione per una falsa partenza contro la linea d'attacco dei Warriors. Falsa partenza, attacco numero 85, 5 yard di penalità e ancora primo down. Matteo Zanetti, ricevitore numero 85, a muoversi prima dello snap e a ad arretrare il suo attacco di 5 yard dalla end zone avversaria. Ma termina il terzo quarto, quindi l'arbitro solleva il pallone, si ferma momentaneamente il cronometro, meglio si riporta sui 12 minuti e si invertirà il campo per entrare nell'ultima frazione di gioco. Alberto, cosa ci dici dalla sideline? Che il touchdown di Sant'Agostino è stato per distacco il più celebrato da parte dei compagni, ci teneva lui, ci tenevano anche i suoi compagni di squadra. Nota dalla sideline Simen, si sta scaldando Giacomo Troni che sostituirà Luke Zaradka una volta arrivati alla Mercy Rule, come è successo due settimane fa, sarà il giovane numero 18 a lanciare per i Simen. Eh sì, Sant'Agostino è un ragazzo che si è sempre fatto ben volere nel football italiano, ha iniziato a muovere i primi passi se non erro nei Rhinos Milano, poi si è spostato in una formazione satellite dei Simen e poi è con i Simen che è arrivato anche a vincere dei titoli italiani e poi, come dicevamo nel primo tempo, la sua esperienza nelle Aguilas in Messico che lo hanno appunto maturato ulteriormente come giocatore. Oggi ritorna a segnare da protagonista. Bello, tiene la palla dopo la finta ma reagisce bene all'esterno la difesa dei Simen con Adkin Aguirre, esperta safety americana dei Simen, non si lascia ingannare dalla finta stessa e reagisce bene all'esterno. Sì, assolutamente, è bello, ha sì una buona velocità di base. Aguirre
tanto meglio, e soprattutto ha probabilmente qualche esperienza in più nella lettura, tant'è che le yard adesso da coprire sono 16 al secondo tentativo di questo drive. 6 yard perse sul placcaggio di Aguirre. Adesso un altro movimento anticipato da parte di Zanetti, secondo nel giro di un paio di minuti. Questo molto evidente, probabilmente c'è anche qualche problema di timing rispetto alle chiamate del quarterback, a cui i ricevitori non sono abituati, in virtù del fatto che abbiamo detto Bello si sarà probabilmente allenato in quella posizione solo per questa settimana. Assolutamente d'accordo con te, si fanno particolarmente numerose le penalità da ambo le squadre, una partita molto fallosa, forse un po' di nervosismo o scarsa concentrazione, abbiamo visto un po' tutto l'assortimento del campionario delle penalità in questa partita. Così voi che ci state seguendo avete potuto familiarizzare un po' con le parti più profonde del regolamento. Il lancio di Bello pregevole davvero, manca solo un passo al suo ricevitore Emanuele Ghirotti per farlo proprio, aveva passato le secondarie dei Seaman. Ma un braccio, esattamente, un braccio. Non gli fa difetto proprio la forza nel lancio. Questo è un lancio di una 40 di yard, è arrivato teso come una freccia, come doveva essere, per non prendere troppa aria sotto e non dare troppo tempo ai difensori di adeguarsi. Purtroppo Ghirotti non è riuscito ad arrivare in coordinamento sufficiente sul pallone, ma Bello sta mostrando delle carte più che credibili in posizione di quarterback. Terzo e lunghissimo, la pressione, il lancio che cade nel vuoto, il blitz dei Seaman ancora una volta colpisce nel segno impedendo a Bello di coordinarsi opportunamente per il lancio. L'incompleto costringe coach Longhi a mandare in campo il punt col cronometro che continua inesorabilmente a correre e il divario tra le due squadre che è di 39 punti. Sì, 39 punti con questo quarto e lunghissimo che costringe i Warriors all'ennesimo punt. Restano in campo Aguirre e Castle per il ritorno. Calcio però non ritornabile perché Berzan lo spedisce sulla sideline, sulla linea delle 40. Quindi punt di una trentina di yard scarse per Berzan, che si è dovuto esibire più del solito in fase di calcio di allontanamento. Andiamo da Alberto Cantù. Sì, sì Fede, sulla panchina dei Seaman ormai la partita è chiaramente passata per quanto riguarda il risultato. Vediamo comunque che mentre non capisco il motivo di questo applauso, se voi avete capito in campo di Croni. Esatto. Ah, ok, infatti stavo parlando, non stavo tenendo d'occhio il campo, quindi gli occhi saranno chiaramente su di lui e i compagni ti ferranno per lui come se la partita avesse ancora un significato. Comincia con un pitch al largo, questo quarterback che proviene dalle giovanili, è giovanissimo, credo che abbia 16-17 anni, non sto scherzando. Si è fatto notare lanciando una pregevole back shoulder fade contro i Rhinos Milano nel quarto periodo del derby disputato un paio di settimane fa. È sicuramente un giocatore con dei numeri, perché essere così giovane ed essere già in prima squadra e essere la riserva di Luke Zaratka. Adesso consegna un altro pallone a un running back, questo è Antonio Raffaele, che va a portare il pallone al centro, guadagno di 4 yard per l'esperto numero 83. Esperto e massiccio nel fisico Antonio Raffaele, ha impiegato negli anni in più ruoli, compreso quello di tight end, di fullback. Adesso vediamo che riguadagna la linea laterale per andare in panchina, avvicendandosi al numero 37, Lorenzo Mancini.
Adesso terzo down da gestire per Troni, linea delle 45, tempo per lui nella tasca, lancio verso Bassi, cade incompleto, viene anche mandato a terra da parte di Fantazzini e i Seamen mandano in campo il punt team con Pietro Previtali, improvvisatosi Panther in questa partita in virtù dell'infortunio. Nel primo tempo a Lorenzo Gioco, direi che i Seamen lo hanno egregiamente sostituito sia in fase di calci che in fase difensiva. Come defensive back vola una flag al momento dello snap, il calcio di Previtali esce dal campo sulla linea delle 35. Vediamo che cosa ha ravvisato l'arbitro della sideline qui vicina a noi. Un movimento anticipato di un giocatore della punt return unit dei Warriors, quindi credo sia quello il motivo della flag, ma a breve penalità che i Warriors potrebbero tranquillamente declinare, tenendosi subito il possesso in virtù di un punt davvero non eccezionale da parte di Previtali. Offside, difesa numero 54, la penalità di 5 yard porta a un primo down. Ah no, la penalità è contro, sì, sì, contro i Warriors, Warriors. Certo. Movimento anticipato della punt return e allora, come non detto, la penalità regala un primo down ai Seamen e rimanda in campo Giacomo Troni. Ed eccolo il numero 18 che ha appena preso il gioco dal suo coaching staff e lo va a comunicare al resto della squadra. Nalini il running back alla sua sinistra. Pressione su Troni, lancio per Flores Calderon, leggermente troppo lungo per lui. Sì, leggermente lungo di un paio di yard, con Calderon che prova ad affettare il passo per provare a arrivare, tende anche il braccio in avanti, ma proprio la palla era fuori traiettoria e come errore ci sta assolutamente per un ragazzo così giovane. Teniamo conto poi che non sono nemmeno le migliori condizioni nelle quali giocare, perché come dicevi tu prima Matteo, il vento si è effettivamente alzato, secondo me sta influendo sul gioco aereo della squadra. Ci sta, le bandiere che vediamo a fondo campo sono effettivamente mosse da un vento teso. Intanto c'è il pitch di Troni per il numero 37 Mancini, che prova a guadagnare qualche yard ma percorre più lateralmente il campo che in profondità, quindi non c'è guadagno, ma un terzo e 10 esattamente sulla linea delle 50 yard. Rallentato da Camassa, poi fermato da Tiberio Calbucci, esce dal campo Mancini, torna in campo Antonio Raffaele, cronometro della partita che adesso si avvicina agli ultimi 4 minuti. Terzo down e 10, linea delle 50, esattamente a metà campo per Troni, mandano blitz i Warriors, la pressione su Troni, lancio troppo lungo per Claudio Buccellato, receiver numero 10, secondo lancio che per una questione di centimetri non finisce nelle mani di un ricevitore aperto per Giacomo Troni. E Previtali torna in campo. Non è solamente il giovane Troni a essere in campo in questo momento a fare minuti di esperienza, ma ci sono tante, chiamiamole, seconde barra terze linee per i Seamen, quindi il timing, i movimenti e la fluidità con cui questi movimenti di squadra vengono eseguiti chiaramente è leggermente inferiore rispetto agli starting 11, quindi qualche errore di troppo ci sta, ma sono proprio in campo per fare esperienza. Frazzetto fa su il pallone, non chiama il fair catch, viene placcato immediatamente dallo special team dei Seamen, forse Aguirre ancora in campo, addirittura va a placcare sul punt proprio lui, safety da Idaho State, continua a rimanere al suo posto. Non ne vuole sapere di accomodarsi in panchino, lo vediamo ancora lì al centro della difesa in questo momento. Adesso va a posizionarsi di fianco internamente rispetto al cornerback numero 1 Saad Ali.
E mentre andiamo verso gli ultimi 2 minuti e mezzo di partita, Alberto magari prova come al tuo solito a intercettare qualche protagonista per qualche intervista, mentre c'è un altro intercetto per il Siemens con Garnaschelli. Palla lanciata a mare, questa volta in traffico, da parte di Andrea Bello, intercettata dalla safety numero 29. Non sarebbe male, Alberto, se ne hai la possibilità, anche data la tua posizione sul campo, magari provare a sentire proprio il QB dei Warriors, Bello. Un po' stavo per proporverlo. Ecco, si è anche un po' meritato di sapere di più, visto che ha comunque calcato il campo, diciamo in contesto di emergenza, ma facendosi molto onore, anzi facendosi anche apprezzare sicuramente agli occhi degli appassionati che ci seguono qua su Eleven Sport, con una bella sorpresa. Direi che questo è stato il suo primo errore della partita, sì, e avviene quando ormai il cronometro è all'interno degli ultimi 2 minuti. Torna in campo Giacomo Troni dalla linea delle 27. Nel frattempo vai, Bello, è abbastanza triste la scena, nel senso che se l'è proprio presa sul personale, è rimasto molto deluso da se stesso, e abbiamo Zachary Alexis, l'import canadese, che lo sta consolando, indicando anche il tabellone del punteggio, probabilmente per fargli capire che comunque più di così era veramente difficile chiedere al numero 90 dei Warriors. Ma assolutamente, però anche questo fatto che lui se la prenda così tanto personalmente con se stesso ci racconta di un ragazzo che ha alte pretese nei suoi confronti, quindi serietà, accountability, responsabilità, prendersi le responsabilità, veramente un bel segnale. Tanto una portata per Buccellato che fa pochissima strada, buona reazione della difesa dei Warriors che ha qualcosa da dire alla crew arbitrale. Direi che ormai ci si potrebbe anche risparmiare questo tipo di situazioni, visto che il cronometro della partita sta ormai andando inesorabilmente verso lo zero e il punteggio è chiaro, chiarissimo. Arriva un'altra vittoria per i Siemens Milano che consolidano la loro leadership con 4 vinte e 0 perse. Tengono a distanza i Guelfi di Firenze, vincitori come abbiamo detto. C'è un lancio per Troni verso la end zone, corto, cade incompleto, non riesce a farlo proprio il ricevitore numero 88. Questa volta è uscito male il lancio dalle mani di Troni. E la prossima settimana i Siemens se la vedranno contro i Dolphins di Ancona, mentre i Guelfi di Firenze andranno a far visita ai Dax Lazio. Warriors di Bologna che invece avranno un derby emiliano contro i Vipers Modena. Sì, il recupero della partita che è stata proprio posticipata per sospetto focolaio Covid. E intanto vediamo che Troni fa conoscenza con i big guys, diciamo, quelli grossi, subendo un primo segma. Termina qui la partita con il trionfo dei padroni di casa per 42-3. Alberto, se sei già sulle tracce di Mi è Bello. Scappato, mi è scappato, ma lo vado a prendere. Interrompici quando ce l'hai. E allora il punteggio dice 42-3. Eccoci. Vai Alberto. Siamo qui con Andrea Bello. Andrea, ci tenevamo particolarmente ad intervistare te dopo la partita perché abbiamo tutti apprezzato molto il tuo impegno, la tua tenacia in un ruolo che non era tuo, quindi ci puoi dire un po' come è stato giocare una partita così difficile e anche prepararla visto il poco preavviso che hai avuto per la notizia? Allora, sono sincero, ammetto che non è ovviamente Siemens, sono sempre una partita difficilissima e una bellissima sfida della serie, ok prendiamola e vediamo cosa succede. Continuerò a dire che è stato difficilissimo il poco preavviso, davvero non so che dire perché sono soddisfatto di questa partita, ma so che avrei potuto fare di più per la mia squadra. La mia squadra ha lavorato molto duro nonostante, cioè, per il fatto che sapesse che io ero nuovo nel ruolo, non era il mio ruolo, è stato un po' un casino, però
non so che dire se non che sono bravissimi e che è stata una bellissima sfida. Nonostante le controversie, le botte, gli infortuni e tutto, è sempre bello giocare contro di loro, perché contro le squadre forti si impara, si cresce, nulla da dire. Certamente, li avete anche messi in difficoltà molto più di quanto dica il punteggio. Ragazzi, se avete domande da sopra per Andrea... No, direi lasciamolo andare ai saluti, lasciamolo andare alla sua squadra. I complimenti da parte nostra per questo esordio. Assolutamente sì, non essere così convinto quando dici che non è il tuo ruolo, perché in realtà hai dimostrato di poterlo calcare più che egregiamente, credibilmente, quindi con un allenamento specifico e una preparazione alla partita che per sua stessa missione non ha avuto modo di mettere in pratica, avrebbe fatto ancora meglio. Tenete gli occhi su questo ragazzo. E allora, con i saluti dei giocatori in campo, io direi che possiamo chiudere questa diretta dal velodromo di Vigorelli Maspes. Non prima di aver, come sempre, ringraziato tutti voi per essere stati all'ascolto, anche per Alberto Cantù che ci ha comunicato dalle sideline le emozioni della partita odierna, per tutta la nostra crew che ha gestito come sempre in modo impeccabile la parte tecnica di questa partita. Un saluto da parte di Federico Pasquini e di Matteo Pella. Buon football a tutti.